Poracci sì, il gioco era ovviamente Mineirinho Director's Cut, perché la versione base a quanto pare non era abbastanza. Il buon Gesù si porta a casa il premio per la risposta più veloce di tutte, mentre Gabriel, o Gabriele, o Gabrieloe, fate un po' voi, giustamente dice: le immagini sono di un gioco Pokémon perché c'è il cursore, quello è chiaramente un omaggio, e io aggiungerei che il footage potrebbe essere preso tranquillamente da Leggende Pokémon Arceus, il motore grafico è proprio quello, no? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai sbagliare nomi. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché, incredibile ma vero, riapriremo la stagione dei rumor su Switch Pro. Poi andremo a commentare le ultime dichiarazioni ufficiali da parte di Nintendo su remake dei loro grandi classici e daremo uno sguardo anche alla lista dei giochi inclusi all'interno del PlayStation Plus di luglio. Prima di iniziare però vi invito a squagliarvi insieme a me in questa lunghissima estate poraccia e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti i social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e direi di spendere ancora una volta due parole sul ritorno di Klonoa, perché questa remaster è molto più importante di quello che potete immaginare. Ryo Ishida, il producer della Fantasy Reverie Collection, si è espresso chiaramente in un'intervista sulle pagine di Lock On. Dal successo di questa riproposizione dei primi due giochi della serie dipendono molte cose. Se infatti la collection avrà un buon riscontro di pubblico, un risultato del genere non solo consentirà di tenere in vita l'IP di Klonoa e aprire le porte ad altre remaster della serie e magari anche a qualche nuovo capitolo, ma darà un segnale importante a Bandai Namco, che a quel punto potrebbe prendere in considerazione l'idea di rispolverare altri grandi classici dal suo catalogo di retro gaming. Quindi io ve lo ripeto, i due giochi sembrano essere stati rimessi al lucido con intelligenza, il prezzo alla fine non è così malaccio e avete pure l'edizione fisica. Se non prendete Klonoa siete dei criminali, altro che poracci. E a proposito di acquisti obbligatori, vi ricordo che esce oggi, praticamente su qualsiasi piattaforma esistente, Delicious Last Course, il DLC di Cuphead, che introduce un nuovo personaggio giocabile, Miss Chalice, e anche un'intera nuova isola piena zeppa di boss fight. Niente livelli run and gun, mi dispiace. Le prime anteprime e recensioni sono strapositive e in più c'è anche un prezzo contenuto di soli 8 euro. Due fattori che fanno sì che il DLC sia un must buy, però io credo che aspetterò ancora un po'. Infatti è stata riconfermata dagli stessi sviluppatori l'esistenza di una versione fisica che prima o poi arriverà. Speriamo che accada il prima possibile. C'è poi una cosa che mi fa troppo ridere. Vi ricordate? Nel 2020 è uscito il remake di 13, un FPS in cel shading che all'epoca della sua prima uscita, si parla di un titolo pubblicato su PS2, Xbox e GameCube, fece veramente scalpore e di cui conservo un bellissimo ricordo. Ecco, il remake dell'anno scorso ha fatto veramente schifo a tutti quanti e complici una marea di bug e cambiamenti all'art style insensati, 13 è il secondo peggior gioco del 2020 secondo Metacritic. E ora, due anni dopo, Microids ha deciso di metterci una pezza sopra. Così, dal nulla, il publisher ha annunciato di aver assoldato un nuovo team di sviluppo per fare il remake del remake. L'obiettivo è quello di pubblicare un mega aggiornamento gratuito il 13 settembre, che riscriverà tantissimi aspetti del gioco, correggendo bug, riscrivendo l'intelligenza artificiale dei nemici e anche aggiungendo una modalità multiplayer online. A tutto questo, sempre in data 13 settembre, si aggiungerà anche un porting per Nintendo Switch. Quindi, se siete tra i pochi che hanno fatto la follia due anni fa, innanzitutto mi dispiace, e poi tenete duro. Presto potrete giocare al secondo remake, quello fatto bene, di 13. Geniale. Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno e non mi sembra vero, ma è successo veramente. Appena è passato il Direct, subito, neanche un secondo di pausa, e si ritorna a parlare di Switch Pro. Ma ve lo giuro, questa volta ci sono delle prove concrete che Nintendo effettivamente sta lavorando a qualcosa di nuovo. Infatti ieri si è svolto il consueto incontro annuale tra i dirigenti della grande N e gli investitori e sono emersi dei punti di discussione stra interessanti su quello che è il futuro dell'azienda e di Switch nei mesi a venire.
Però in realtà questa prima notizia si riallaccia a un documento presentato a inizio mese, dove la compagnia ha reso noto dettagli fondamentali del suo bilancio finanziario relativi all'anno fiscale in corso. Per farla breve, quest'anno Nintendo ha speso tantissimo in materie prime e scorte, ben 66 milioni di yen, un picco ragguardevole che supera di netto qualsiasi cifra raggiunta nei precedenti anni. Questo cosa significa? Beh, brutalmente che l'azienda ha investito in componenti elettronici per qualcosa che non è ancora in produzione. Notate per esempio il picco del 2019 che corrispondeva alla commercializzazione di Switch Lite e della revisione di Switch Base, due nuovi modelli che richiedevano corposi investimenti per essere messi in produzione, ma che comunque hanno portato a una spesa totale di materie prime di circa la metà rispetto a quella di questo anno fiscale. La spesa esagerata dell'anno fiscale 2022 va ricercata sicuramente nella crisi di semiconduttori e nell'inflazione che ha colpito tutto il settore, ed è probabile che gran parte di queste spese siano in realtà investimenti preventivi per non rimanere a secco durante il corso dell'anno, un po' proprio come accaduto alle aziende rivali. Però rimane il fatto che un investimento così corposo in materie prime potrebbe essere un indicatore molto più sicuro di qualsiasi rumor o dichiarazione di presunti insider. C'è insomma la possibilità che Nintendo si stia preparando per avviare la produzione di un nuovo modello, ma nessuno può dire di cosa si tratta effettivamente. Forse una Switch Pro? Magari una nuova console a tutto tondo? Perché no? La Lite OLED non è un'eventualità da scartare a priori. Secondo voi, poracci, Nintendo sta tramando qualcosa nell'ombra? Ma ora parliamo proprio di quel meeting con gli investitori di cui abbiamo accennato prima. Perché proprio durante questo incontro qualcuno ha avuto il coraggio di fare la domanda che tutti noi abbiamo sempre desiderato fare ai capoccia di Nintendo. Che fine hanno fatto serie storiche come F-Zero, Wario Land e Baten Kaitos? Ecco, magari Baten Kaitos non è che lo abbiamo sognato proprio tutti, però vabbè, avete capito il concetto. E sapete cosa hanno risposto Shuntaro, Furukawa e compagnia bella? Che è praticamente impossibile stare appresso alle richieste dei fan e la Nintendo non ha le risorse per realizzare tutti i desideri dell'utenza. Una risposta abbastanza formale da parte del presidente Shuntaro Furukawa, ma anche Shinya Takahashi ha voluto dire la sua a riguardo. Citando più o meno testualmente, Takahashi si è così espresso: prendiamo sempre in considerazione come sviluppare nuovi titoli e remake che possano essere apprezzati da tanti giocatori. Ad esempio nel 2019 ci avete fatto la stessa domanda riguardante Famicom Detective Club, un gioco di cui effettivamente avevamo un rifacimento in lavorazione. Non possiamo dire nulla se ci sono piani per futuri remake di un qualsiasi specifico gioco, ma state sicuri che durante lo sviluppo pensiamo sempre a come poter intrattenere voi giocatori. E dopo aver sganciato questa bomba, sapete cosa ha aggiunto? Non si tratta di un remake, ma guardatevi questo trailer di Xenoblade Chronicles 3. Geniale, Takahashi ancora una volta si conferma come uno dei migliori dentro Nintendo. Lo adoro. Comunque, poracci, non abbiamo né conferme né smentite, ma sostanzialmente è stato detto tranquilli che di remake in sviluppo ce ne sono sempre. Il che può essere un bene o un male, dipende da quanto siate in vena di operazioni nostalgiche. Questa prospettiva comunque si allinea perfettamente con gli ultimi rumor relativi a Metroid Prime. Ma sapete che vi dico? Oggi non c'è tempo, ne riparliamo domani. Ma ritagliamoci ancora un secondo per parlare proprio al volo in chiusura dell'offerta di luglio del PlayStation Plus, perché sono stati appena confermati i giochi che entreranno a far parte per il mese di luglio della Instant Game Collection. Dal 5 luglio al 1 di agosto gli utenti abbonati al PlayStation Plus avranno accesso a Crash Bandicoot 4, Man of Medan e Arcadegeddon. Ci sono secondo me due cose da tenere in considerazione. Innanzitutto è un grandissimo mese. Fortunatamente non ho ancora giocato Crash 4 e questo non me lo toglie di sicuro nessuno, e Man of Medan è chiaramente uno di quei titoli che molti proveranno incuriositi dall'offerta gratuita e magari chissà, si appassioneranno alla formula tanto da andare a provare altri esponenti di queste avventure narrative horror. Arcadegeddon invece è un po' la risposta al Day One sul Game Pass di Microsoft, ma sulla qualità del titolo ancora non ci possiamo esprimere, di certo però non è una produzione AAA. Il secondo fattore invece, ancora più importante secondo me, è che non bisogna dimenticarsi che questo mese segnerà in realtà la prima ondata di titoli inseriti all'interno del nuovo PlayStation Plus e saranno disponibili anche per il tier più basso, l'Essential. Fa piacere insomma vedere come Sony non si sia dimenticata dell'offerta base né, almeno per ora, stia spingendo insistentemente gli utenti ad abbonarsi ai piani più costosi. Per me si tratta di un'ottima cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa mesata del Plus.
È interessante, no? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo sapete cosa dovete fare? Lo sapete? Riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro, Michele Pro, Ehi, ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E sapete cosa hanno risposto Shuntaro, Furukawa e compagnia bella? Non ci rompete i poro.